ragazze, eccomi tornata finalmente in un nuovo video. Settimana scorsa non sono riuscita a pubblicare i soliti due video a settimana perché ho avuto l'influenza, non sono stata molto bene. In realtà non sono ancora guarita al 100%, ho ancora un po' di tosse di raffreddore, però sto sicuramente meglio di settimana scorsa. Visto che non avevo molta voglia di registrare, più che altro non riuscivo molto a parlare, nel senso che ogni tre parole c'era un colpo di tosse, oppure ogni cinque parole dovevo soffiarmi il naso. Settimana scorsa è stata veramente terribile da questo punto di vista, però appunto adesso mi sono ripresa e quindi sicuramente tornerò a registrare tutti i video che insomma che voglio ovviamente di registrare, e tutti il martedì e tutti i venerdì troverete un video online sul canale. Quindi settimana scorsa, visto che non ero molto in vena di registrare, di chiacchierare, di parlare proprio perché non stavo bene, ho pensato di registrare una videoricetta. Era la prima volta che provavo a realizzare questa ricetta, ovvero il tortino al cioccolato con il cuore morbido. Questo è un tipo di dolce che se trovo in un menù lo prendo al 99%. Non avevo mai provato a farlo in casa, quindi visto che avevo voglia di cucinare, ho provato questa ricetta registrando insomma la preparazione per poi condividerla con voi. È veramente una cavolata, è semplicissima, ci vogliono soltanto 10 minuti, un quarto d'ora per la realizzazione insomma del tortino, e però il risultato finale è veramente top, è un dolce paradisiaco, è buonissimo, a me piace molto, magari anche accompagnato con una pallina di gelato alla vaniglia o di gelato alla crema o anche con una salsa alla vaniglia. Se volete stupire i vostri amici, i vostri parenti, questo sicuramente è un dolce che dovete provare a realizzare. È un dolce che ho mangiato caldo, quindi ovviamente non potete mettervi a cucinare quando avete gli ospiti a casa, ma potete tranquillamente prepararlo o il pomeriggio o anche qualche giorno prima, metterlo in freezer e poi semplicemente tirarlo fuori e cuocerlo al momento, e insomma quando avete ospiti la sera stessa. L'ho assaggiato in entrambi i casi e vi posso dire che non si accorge se il tortino è stato cotto al momento o se è stato messo in freezer, il sapore non cambia assolutamente, l'unica cosa cambia la cottura che dovrà cuocere per qualche minuto in più, però è veramente buonissimo e semplicissimo da fare, quindi insomma ho pensato di condividerlo con voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già provato a farlo in casa, se è un dolce che vi piace. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Partiamo dagli ingredienti. Per realizzare il tortino al cioccolato col cuore morbido servono 80 g di burro, 150 g di cioccolato fondente, 3 uova, 2 intere e un tuorlo, 20 g di farina, 90 g di zucchero a velo e 10 g di cacao amaro. La prima cosa da fare è quella di sciogliere il cioccolato a bagnomaria, quindi vado a tagliarlo a pezzettini e lo faccio sciogliere sul fuoco. Mi raccomando, è meglio sciogliere il cioccolato sempre a bagnomaria e non nel microonde. E poi quando il cioccolato è iniziato a sciogliersi vado ad aggiungere anche il burro. Intanto che il cioccolato e il burro si sciolgono, passiamo al resto degli ingredienti, quindi vado a srompere 2 uova intere e un tuorlo e poi aggiungo lo zucchero a velo. Aggiungo anche un cucchiaino e mezzo di vaniglia, questa è preparata in casa ma potete anche utilizzare la stecca di vaniglia o l'estratto di vaniglia, e poi con le fruste vado a montare gli ingredienti. Dovrete ottenere un composto liscio ed omogeneo. Una volta che le uova sono montate, vado ad aggiungere il cioccolato fuso e mescolo sempre con le fruste. Dopodiché aggiungo i 20 g di farina e il cacao amaro. Con l'aiuto di una spatola vado a incorporare gli ultimi due ingredienti al composto e voilà, il nostro composto per realizzare il tortino al cioccolato è pronto.
Vado poi ad imburrare i pirottini in alluminio che potete trovare tranquillamente al supermercato e poi aggiungo anche un po' di zucchero a velo per non far attaccare il composto durante la cottura. Vado ad accendere il forno a 180 gradi perché i tortini dovranno cuocere in forno preriscaldato. Una volta imburrati e infarinati aggiungo il composto, questa è una dose per 4 tortini, se volete potete anche prepararli e poi cuocerli in un secondo momento. Io ad esempio ne ho cotto soltanto uno e gli altri li ho messi in freezer, quindi una volta messi nel pirottino ho semplicemente coperto con un po' di pellicola trasparente e messi in freezer. Bisogna farli cuocere per circa 13-15 minuti se il composto è stato appena fatto e a temperatura ambiente. Se invece avete messo i pirottini, i tortini e il cioccolato in freezer per qualche giorno, allora la cottura sarà più lunga, anche 20 minuti. Una volta sfornati aggiungo lo zucchero a velo e sono pronti per essere mangiati. Questi tortini al cioccolato sono perfetti, sono da mangiare caldi assolutamente, magari anche accompagnati da una pallina di gelato alla crema o anche con della salsa alla vaniglia. Se ricreate questa ricetta fatemelo sapere qua sotto nei commenti, vi mando un grosso bacione, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!